tanto perché sono l'unico delle persone che sono da questo lato della barricata a non aver detto ancora nulla a proposito del terrorismo, il modo di prevenirlo, il modo di contrastarlo. E colgo la palla al balzo e la domanda che è stata fatta in merito alla prevenzione di attentati in Francia, in particolare quello di Nizza. C'è una narrativa che va, a mio avviso, smontata, e bisogna partire proprio dalle origini. Innanzitutto, il terrorismo è una forma di lotta politica. E nel momento in cui tu sei alle prese con una forma di lotta politica che contempla l'uso della forza nel modo in cui il terrorismo usa la forza, ti devi chiedere anche qual è l'obiettivo politico e che c'è un livello di prevenzione che scatta anche lì. E quello che manca da noi ed è mancato soprattutto in Francia è la capacità di fare un'efficace distinzione tra quello che è il controterrorismo, cioè tutta l'attività che deve essere messa in campo per evitare che delle persone siano incentivate a intraprendere la strada della lotta armata in funzione di qualsiasi progetto venga proposto che possa contemplarla, e c'è dall'altro lato l'antiterrorismo, che è una cosa su cui lavorano in tanti, che mira a ostacolare e impedire ad una persona che abbia deciso di fare un attentato di compiere. La Francia è debolissima dal punto di vista della strategia controterrorista, anche perché per comodità ha adottato una narrativa che per la verità fa molta presa anche da noi, in base alla quale i jihadisti che ci attaccano in realtà sono persone che vogliono imporci la Sharia, vogliono convertire le nostre società, vogliono conquistare il potere politico per la loro comunità in modo tale da cambiare completamente le caratteristiche della nostra civiltà. Si è fatta questa scelta, soprattutto in Francia, molto consapevolmente anche per eludere un dibattito sulla politica estera francese. Ma c'è gente che si è data la briga di andare a studiare le rivendicazioni dei jihadisti. E coloro che hanno fatto questo studio, fra i quali spicca l'ex colonnello dei servizi segreti svizzeri Jacques Beau, che secondo me è uno dei più grossi esperti di controterrorismo e antiterrorismo a livello mondiale, ha spiegato che in realtà tutte le rivendicazioni pongono l'accento sugli errori o su certe tendenze delle nostre politiche estere, facendo bene la distinzione tra gli stati. Per cui la Francia non è che viene colpita a caso. La Francia è un paese molto attivo in Medio Oriente, è un paese che si ingerisce, un paese che bombarda, il Belgio anche è un paese che bombarda e che viene poi peraltro coinvolto nel terrorismo non tanto e non solo perché fa questo, ma perché a un certo punto, dopo Charlie Hebdo e Bataclan in particolare, gli investigatori francesi scoprono che il Belgio è un safe haven logistico e per la preparazione degli attentati, per cui a un certo punto anche la polizia del Belgio è costretta a fare delle operazioni incisive di antiterrorismo e quindi a un certo punto poi uno subisce anche l'attentato. Ma tornando alla Francia, la Francia ha fatto anche delle scelte abbastanza complicate. Prima la sua politica estera si fa corrompere dagli investimenti del Qatar, poi arrivano i sauditi con più soldi. E a un certo punto, non appena l'Iran viene reinserito nella comunità internazionale, cioè fuori dalla sua condizione di paria, la Francia è la prima a cercare di andare a fare affari in Iran. E uno poi si meraviglia che qualcuno fa gli attentati. Cioè, attenzione, guardate che la politica estera è il primo livello al quale bisogna guardare. E una delle ragioni per cui l'Italia le bombe finora non le prende è perché la nostra politica estera è stata concepita in questi anni in funzione della minimizzazione del rischio. Non solo noi per esempio abbiamo invitato certi capitali a fare investimenti nel nostro paese, voi capite che se tu hai grandi investimenti del Qatar, l'ultima cosa che possono fare persone influenzate dagli uomini del Qatar è andare a destabilizzare un paese in cui ci sono degli investimenti perché vengono immediatamente svalutati, no? Siamo stati attentissimi a non provocare i turchi. Guardate quando abbiamo aderito a una coalizione contro lo Stato Islamico, che scelta abbiamo fatto? Siamo andati ad addestrare i peshmerga, cioè i soldati di Barzani, che è un cliente di Erdogan,
siamo stati attentissimi e siamo stati attentissimi a far sapere al mondo intero che anche i nostri aerei che volano sopra le terre del califfato fanno di cognizione e non sparano. Queste sono cose che hanno una valenza assai importante, per quanto pure qualche attentato di segnalazione l'abbiamo subito anche noi, perché ci hanno buttato giù il Consolato Generale del Cairo con un bel quantitativo di tritolo, anche se proprio in ragione del modo in cui è stata confezionata la nostra politica estera, hanno fatto in modo che in quell'attentato nessun italiano si facesse male. La politica estera è importante, è la prima linea di difesa. Quello che vogliono questi signori che ogni tanto vengono a farci la guerra, mettendo le bombe, investendo la gente con i tir, compiendo atti isolati di terrorismo, non è cercare di imporci qualcosa. Quello che loro stanno cercando di fare è chiederci di ridurre o arrestare completamente le nostre ingerenze politiche nelle loro terre, che è una cosa di cui noi dobbiamo discutere, perché ci sono degli interessi rispetto ai quali noi non possiamo certamente cedere, perché nel momento in cui siamo interessati ad avere approvvigionamenti energetici a costi prevedibili e possibilmente non alti, senza che ci siano interruzioni e tante altre cose di questo tipo, noi abbiamo degli interessi di cui dobbiamo tener conto, ma dobbiamo capire che un conto è questo, un conto invece è cercare di ricavare delle sfere di influenza, come non tanto noi, ma i nostri amici francesi, spesso inglesi, hanno cercato di fare. E l'Italia di suo ha anche un'immagine un po' diversa rispetto a quella della Francia e della Gran Bretagna, che hanno un'eredità coloniale da farsi perdonare in certe zone del mondo, per cui c'è anche un grande sospetto. Quindi attenzione a livello del controterrorismo, io direi che il controterrorismo italiano è eccellente e fa la differenza a questo livello. L'intelligence lavora bene, ma non basta di suo, perché neanche l'intelligence israeliana, che fra le migliori del mondo, per non parlare di quella inglese che in ambito europeo è forse quella migliore, riesce a parare tutte le minacce, non solo, ma poi oltretutto dirlo, secondo me, è pericoloso, perché rafforza in noi una forma di autocompiacimento che è sempre pericolosa. È un po' come la sindrome della linea Maginot, no? I francesi si sentivano sicuri perché avevano la più bella e la più efficace e la più potente delle barriere, salvo che poi è stata girata al momento della verità. E non dobbiamo mai dimenticare un fatto che a mio avviso è clamoroso, perché questa è una delle vulnerabilità che noi abbiamo, perché un secondino ci spendo qualche parola. Noi abbiamo un Papa che è straordinariamente aperto nei confronti dell'Islam, ha fatto dei gesti simbolici straordinari, ha levato nella prima settimana santa del suo pontificato i piedi a una donna musulmana, infrangendo ben due tabù. Però è anche un uomo assolutamente intransigente nei confronti dell'Islam politico. E badate che quando Papa Bergoglio è andato in Turchia, ha avuto un incontro con Erdogan che definire burrascoso è dir poco. E di lì a poco, quando si è spostato a Istanbul, incontrandosi col patriarca ortodosso, la prima cosa che gli ha detto è: attenzione caro fratello, perché qua non esistono più cattolici ortodossi, qui esistono solo cristiani che sono uniti dal sangue del martirio. E queste sono parole grosse, forti, sono fortissime, tanto più che vengono da un uomo che nei confronti dell'Islam non ha alcuna preclusione in termini di rispetto confessionale. Qua parliamo di politica, è una cosa diversa. Ma perché ve lo dico? Ve lo dico perché di lì a poche settimane, tornato a Roma, a un certo punto è successo un episodio molto strano. Il 27 dicembre di quell'anno, il Papa era andato a novembre in Turchia, si è presentato a Roma a Latakia, che in teoria nel territorio italiano non dovrebbe ritornare. Ha chiamato agenzie stampa, televisioni, si è presentato a Piazza San Pietro con un bel mazzo di fiori ed è entrato in Basilica. È stato immediatamente impacchettato e rimpatriato in Turchia. Ma il senso qual è?
nessuno ci aveva riflettuto tanto. Se è un messaggio amichevole, una messa in guardia, attenzione alle cose che fa Vaticano, virgola, perché stai mettendo il dito in un nido di vespe e rischi. Nel peggiore è un avvertimento proprio deciso, alla prossima che fai non vengo con i fiori, vengo con le armi. Imposimato il suo governo, lamentò immediatamente il fatto che non si fosse provveduto a interrogarlo seriamente, perché probabilmente avremmo saputo delle cose utili e interessanti sotto questo profilo. Quindi, se noi abbiamo un vulnus del controterrorismo, un vulnus viene dal fatto che noi abbiamo anche il Vaticano che ha una logica sua, opera lungo altre coordinate ed è obiettivamente un bersaglio. Un bersaglio peraltro che non necessariamente significa che San Pietro debba essere colpito. La Chiesa tu la colpisci colpendo qualsiasi prete, colpendo qualsiasi uomo dell'Episcopato. Pensate che impatto avrebbe colpire un cardinale di una sede importante oppure noto perché vicino a Bergoglio, ma ve lo immaginate? Questo per dire. La prevenzione sta diventando un fatto difficile perché le direttive, l'elaborazione dottrinaria e strategica che viene effettuata in ambito jihadista, anche con una certa ricchezza di confronti, Inspire Magazine e Da Beat ospitano articoli di dottrina, tra virgolette, in cui si discute di come infliggere il massimo danno. Sono lì, liberamente consultabili. C'è un certo Al-Suri, che è una mente strategica di prima grandezza, ed è l'uomo che ha teorizzato insieme al Jihad fronti aperti, che è quello che si fa con il califfato a cavallo tra Siria e Iraq, il Jihad individuale diffuso, quello che noi identifichiamo con il fenomeno dei gruppi solitari, che è un'altra cosa e alla quale si sono risolti raccomandando di colpire senza dar vita a grosse organizzazioni, perché nel momento in cui tu metti insieme più di tre persone diventi facilmente tracciabile, facilmente infiltrabile, facilmente penetrabile. Per cui raccomandano a queste persone di colpire isolatamente, e allora voi capite che entrare nella psiche degli individui per capire quando questi stanno per attaccare diventa difficile. E queste persone vengono solleticate, invitate, motivate ad agire non tanto dall'obiettivo politico di cambiare l'ordine in un paese europeo, vengono invitate a colpire per rappresaglia contro chi attacca i correligionari delle regioni in cui l'Islam è la religione che governa, è la religione che amministra il territorio. Perché di nuovo il problema è l'Islam politico, Io questa cosa la volevo dire perché dal confronto con questo volume che ho letto assai recente, scritto da Jacques Beau dopo i fatti di Bataclan, io ho sottoposto a uno scrutinio severo quello che io pensavo prima del terrorismo e del modo di affrontarlo. Questo ovviamente mi preme tantissimo di sottolinearlo, non tanto perché dobbiamo arrenderci ai loro termini, ma dobbiamo capire qual è il punto di equilibrio tra i rischi che possiamo e dobbiamo accettare e gli interessi in funzione dei quali questi rischi lo dobbiamo accettare, riconoscendo dove invece siamo al di là di tutto questo. Ecco, io magari su questo intervento che è stato molto